Carlo Cracco, eccolo qua. Purtroppo siamo al buio. Vedete al buio, invece Carlo Cracco va visto bene, anche perché è un personaggio televisivo legato a MasterChef che farà un nuovo, nuovo programma televisivo. Ah, un nuovo. Ho capito, un nuovo. No, un nuovo, è vero. Nuovo. Anche perché Carlo Cracco è molto legato al nuovo, cioè il nuovo è... E Carlo Cracco, Carlo Cracco. È l'uovo. Ecco, quindi c'è un nuovo programma che si chiama Hell's Kitchen. Ecco, che partirà a breve. No, sì, le registrazioni partiranno a breve, ma insomma ci vuole un po' di tempo. Prima c'è MasterChef, poi MasterChef Junior e poi Hell's Kitchen. Ah, quindi è ancora presto. Abbiamo insomma ancora un po' di tempo. Comunque intanto arrivano da Musena, arrivano i saluti del personaggio, il MasterChef francese, che è il cuoco di Le Notre, che si chiama... Ecco, che si chiama Le Votre. No, non è Le Notre, però l'abbiamo incontrato Votre recentemente, e c'era Passedà che pure lui ha voluto salutare Carlo Cracco, perché evidentemente tra grandi chef Gerard è un amico, per cui ecco, quindi ci sono i saluti. Un grande cuoco francese. Bene, invece i ristoranti a Milano? Tutto bene. I ristoranti, adesso abbiamo aperto il secondo, però insomma sta andando bene. Che si chiama? Cose diverse, si chiama Cracco Palazzo, però insomma, quindi è un ristorante in hotel? Sì, è un ristorante all'interno di un albergo. Cosa cambia dal ristorante senza tutto camera? Cambia perché è un luogo sempre aperto, un luogo diverso, molto più importante, dove si celebra la cucina italiana, e dove diciamo c'è un approccio molto più grande rispetto a quella che è, diciamo, invece una cucina d'autore. Quindi già aperto, già inaugurato? Sì, già lì che va. Cucina per gli alloggiati o...? Per tutti. E poi non va dimenticato quello che è stato, diciamo, un acquisto di Cracco recente, che tu sai, della Scala, che comunque è sempre... Sì, sempre un vecchio amore che ritorna, che l'ho disegnato io la prima volta, lo feci tutta la ristrutturazione, poi c'è entrato Andrea Berton, poi Andrea è andato via, adesso c'è Luigi, per cui insomma è un po' un rientro, un ritorno. Allora adesso con l'Expo del 2015, se dovessimo dare 3 stelle a un ristorante a Milano, a chi le potremmo dare di questi 3 locali? A me più che le 3 stelle mi interessa che i ristoranti lavorino e che siano pieni, poi se arrivano le stelle meglio. E adesso con la... E adesso in questi periodi qui, in cui su tutti lì che si leccano le ferite, credimi che è la cosa più importante. Lo sappiamo perfettamente, anche qualche passaggio in TV non fa male. No, grazie. Ciao Cracco. Ciao carissimo.